analisi della composizione corporea, sì per lo sportivo ma anche per il dimagrimento. Ne parliamo con il dottor Luca Speciali, ben ritrovato. Hai perfettamente ragione, la domanda che mi pongo sempre. E io dico, 5 kg di che cosa? Rispondo provocatoriamente. Cioè, 5 kg, diciamo che una dieta ipocalorica, anche se la vestiamo di nomi altisonanti o di equilibrio ormonale, eccetera, rimane certo. Ipocalorica. E quando hai con una corretta analisi, allora io, tu bravo, non sei stato bravo. Certo, non sai se abbiamo perso 2 kg di muscolo, stiamo perdendo strada. Non c'è dubbio, è così semplice. Quanti, uno ce l'hai detto, un metodo, ma esistono altri metodi per analizzarla? Sì, ecco, diciamo che se noi vediamo una persona che ha un body mass index, 22, e poi un'altra persona che ha body mass index 22, perché hanno... Questo di cui ci accennavi inizialmente. La bioimpedenziometria invece si... Diete ipocaloriche, no? Che differenza di parametri da te, ma anche al tuo cliente, al tuo paziente, quando vengono da te un risultato ottenuto? Sì, guarda, adesso in questo momento... Esatto, poi si recupera tutto. Per come esperienza di persone che conosco. Ecco, ma ti dico, allora uno vede e dice, la bilancia dice più grasso. Certo, si può dedurre quindi, Luca, che probabilmente non solo attraverso questo tipo di analisi si possa arrivare a un efficace dimagrimento, ma anche forse più veloce, perché si va giusto a puntare lì dove è necessario. Sicuramente, ma anche e soprattutto a... Sportiva il dimagrimento sempre tu lo metti? No, sia per il sedentario, anzi io dico... Dovremmo con molta gradualità, perché sennò poi ci sono problemi ortopedici. Penso io alla globalità. Sarebbe importante. www.nonsolobenessere.tv